Non è una sconfitta mia. Non è una sconfitta mia per la miriade di messaggi che mi sono arrivati. C'ho 180-190 messaggi. Simili, molti sono amici, parenti, che mi hanno fatto i complimenti. Quindi io non mi dimetto da segretario nazionale. Questo qua è un motivo per andare con più impegno avanti. La differenza fra CMI e il Terzo Polo. Terzo Polo, io veramente faccio fatica a capire che mi si ponga questa domanda. Terzo Polo l'abbiamo stabilito ancora prima che nascesse, che sarebbe stato il contenitore politico che avrebbe fatto eventualmente in sede di tornate elettorali delle alleanze. Quindi Terzo Polo, ma perché questo? Perché se facciamo delle alleanze con altri, diciamo noi siamo la CMI in seno al Terzo Polo, vuoi concorrere con noi? Perfetto, e quindi abbiamo il contenitore per fare eventualmente un gruppo ben identificato politico. Cosa è mancato? Non è mancato l'aspetto meridionalista di tutto questo, Luigi. Io nella prima intervista a Rai 3, quindi non a casa mia, ho parlato di macro regione, ho parlato di meridione, di sud. Subito dopo sono arrivati 100.000 telefonate, in modo particolare da qualcuno ben noto, dice: ma noi non siamo meridionalisti, tu parli solo di meridionalisti. Quindi ho dovuto amalgamare e controllare i miei interventi, ed era giusto che fosse così, perché io ero il candidato presidente di una coalizione che non era di ispirazione meridionalista, benché all'interno aveva un'anima meridionalista fortissima, che io ho l'orgoglio e il privilegio di rappresentare e che continuerò a rappresentare. Io mi ero segnato due cose. Una l'ha detta Paolo, che ha detto una cosa molto bella: dobbiamo andare avanti compresi gli errori. Ed è giusto, Paolo, noi andremo avanti compresi gli errori. E avere accettato Libertas, che io non farei neanche questa suddivisione, non è la democrazia. La Libertas ha una storia che conosco benissimo. Nella Libertas ci sono stati degli uomini del sud degni del massimo rispetto e che hanno accettato, quando ci incontrammo la prima volta, il concetto di macro regione, un concetto nato e partorito da questa mente, ma soprattutto dalla CNI. È diventato una materia primaria del programma politico della CMI, per cui la macro regione, sappiamo quasi tutti, chi non la conosce perché non l'ha vissuta, a cosa serve e dove ci potrebbe portare. Dice Rosi che io voglio bene, noi dobbiamo guardare avanti. Andrea, questa è la risposta, noi guarderemo avanti perché continueremo. Questa batosta elettorale, perché è una batosta che abbiamo tutti, al di là dei complimenti, delle belle parole, degli sforzi fatti sotto tutti i punti di vista, oltre che, non voglio parlare più, quelli leggono, ma proprio fisici, emotivi, emozionali, riuscimmo, non riuscimmo, all'ultimo minuto mancavano 16 film, siamo dovuti correre al comune e fare aprire all'ultimo minuto di nuovo l'ufficio che stava chiudendo a Luna, e la Corte di Appello disse: ci manca un foglio, che il foglio era 16 firme di autenticare, mancava un'ora per non poter essere più accettato. Quindi il cuore, l'ansia, le cose, io penso che dopo, insomma, tutti noi staremo un po' peggio quando assorbiremo realmente lo schianto. Allora, noi abbiamo fatto tutto questo, che credetemi, non è vittimismo, perché sono vittima, io sono combattente, però è fatica, è stata una fatica emotiva impareggiabile, perché avevamo la responsabilità che se non avessimo fatto quegli atti e quegli adempimenti, insomma, tutto cosa, sarebbe saltato tutto. Quindi solo chi era in trincea, in prima linea in quel momento, aveva questa grandissima responsabilità, questo onere enorme. E io devo ancora una volta chiamare in causa lui, che è venuto 3 volte in una giornata da Avellino per portare delle carte. Quindi sono tutte cose, sono passaggi che mo è inutile stare là a riraccontare. CME continuerà per la sua strada. CME è un partito politico a tutti gli effetti,
è un partito che ha un programma molto preciso. Noi siamo un partito politico che ha un programma chiaro, preciso, che deve perseguire e deve realizzare. Siamo alle prime armi, perché non politicamente, come partito, perché mentre nasceva CMI meno di un anno fa, sono arrivati i regionali. E per contenere tutti in un contenitore, perché chi è che trasera in CMI se è un altro partito? Ci siamo inventati il terzo polo. Ma Sergio Anghisano, il terzo polo, lo dice in una trasmissione ben nota 2 anni fa. Quindi nessuno può accampare paternità. Il terzo polo è nostro, è un contenitore che quando vogliamo lo utilizziamo, quando non ci serve lo teniamo accantonato. Punto. Quindi su salario io mi muovo come CMI. Davvero. Tu sei il responsabile territoriale di CMI. Quindi le iniziative che faccio come CMI. È certo che le fai come CMI. Sì. Perché il partito primario che abita in una casa più grande, che si chiama attualmente il terzo polo, svuotata dai componenti, perché finita questa esperienza elettorale, adesso io spero, Vittorio già è il nostro responsabile di Avellino, quindi politicamente sarà lui a dare incariche sul territorio di Avellino, perché Vittorio è il rappresentante di tutta l'Irpinia. Quindi io dico Avellino come riferimento, di Avellino e provincia. Erminio, che ha fatto in silenzio questa cosa, se e quando vorrà, avrà un incarico di responsabilità che già c'ha anche Antonella Ianuario, che fa soltanto cura l'aspetto chilometro zero, l'aspetto imprenditoriale. L'aspetto politico c'è una casella vuota. Quindi noi stiamo facendo crescere un partito che è nato 6 anni fa, più o meno, come, no scusami, 2 anni fa, come, 3 anni fa come, idea, come confederazione, trasformata l'anno scorso in partito, e si è trovata a concorrere con le elezioni. Guardi, cadi scatta l'applauso, ci hanno fatto un mazzo d'anno. Ma chi è che riesce a fare? La confederazione partito fa l'elezione regionale. Arriva sest'ultimo su 7, però si è fatto mazzo tanto. Scusate, mia signore, si è fatto mazzo tanto questo partito. E questo partito è vivo grazie a tutte le componenti, è facile vuol dire, rispettando la cassa che ci sta ospitando, e Federazione Movimenti Bar. Perché sicché questi 4 componenti se ne vanno, che rimane? Un cerchietto blu. Chi lo fa? Quindi, poiché è un'idea nostra, non mia, nostra, di tutti quanti noi, la Confederazione. Io sono stato delegato in congresso, no, per l'Egitto, forse fai un presidente, in congresso. Quindi sono legalmente il rappresentante legale e politico della CMI e vi dico già da adesso che stiamo lavorando per le prossime amministrative, mentre facciamo le elezioni, se già risate. Tu sei con me, stavamo già identificando i presidenti delle varie municipalità, ne abbiamo già individuati 3 su Napoli, che non è un gioco, perché poi dire le cose, però dire a fachete, vieni qua, fallo tu, invece di mettere a scrivere stronzate, vieni qua, fammi vedere, io mi seguo, mi riposo e vedo tu come ti fai un culo così, i risultati per cuore. Noi abbiamo portato un risultato, abbiamo creato un gruppo umano straordinario, che ha avuto non il messaggio del ragazzo, ha avuto centinaia di complimenti da vertici politici, hanno detto noi stiamo ammirando il coraggio che hai avuto ad andare avanti da solo, nonostante mi fossero arrivate una serie di sollecitazioni a fare cose diverse. E io avevo un impegno non solo morale, ma d'onore con tutti i miei 38 candidati. Non potevo dire, guardate, ci cagnate idee, facciamo una cosa, ci andiamo un Pasquale o un Vicenza. Io ho detto no, essendo noi uomini di onore, prima di qualsiasi altra cosa, noi andiamo avanti con il nostro simbolo, e andiamo avanti da soli, ma mi hanno facciano 3, andiamo in facciano 3. Hanno pigliato poco meno di 5.000 voti, credo, 4.600. Per qualcuno è niente. Per me è l'immensità, perché ci sta il sangue e il sudore di ognuno di voi. Quindi io prima di tutto rispetto
di quei poco meno di 5.000 voti. Da adesso la CME si rimbocca le maniche e in ogni comune, in ogni provincia dove ci saranno competizioni, noi concorreremo, dove riterremo opportuno di non uscire con il simbolo terzo polo perché non è necessario, è un contenitore nostro, non abbiamo nessun obbligo, è donoso, come si tenga una bella mano. Ah, voglio dringolare. Quando mi serve faccio. Quindi noi parteciperemo come CMI. Se Ariano Irpino domani si vota per il Consiglio Comunale, il CMI fa la lista. E la segretaria provinciale e Avellino. Con il partito alle spalle. Non è che a paese vicino prima poi roba che fa. No. Avrà un'organizzazione. Ah, Stefania mi ha mandato il messaggio che per motivi climatici, dice che sta facendo il terremoto, là non verrà, non è potuta venire, e si scusa. Poi Mario, poi ti dico il messaggio. Sotto io, sì. Troppo carino. Quindi queste sono le direttive che oggi mi sento di dare, e politicamente e come segretario. No, CMI sarà presente ovunque. Dobbiamo vivacizzare l'area giovanile, dobbiamo vivacizzare l'area culturale. Una precisazione, io ho sentito e vi dico che apprezzo e accetto la questione borbonica. Noi non siamo borbonici, precisiamo anche questo. Noi siamo meridionalisti, che è una cosa molto diversa. Il regno delle due Sicilie fa parte della nostra radice culturale e storica e noi ne abbiamo un reverente rispetto, ma noi siamo meridionalisti. La CME è la Confederazione dei Movimenti Identitari, non dei movimenti borbonici. Quindi i borbonici sono benvenuti, sono amici nostri, ma noi siamo la Confederazione dei Movimenti Identitari. E identità non ha bandiera. La nostra identità, se io dovessi disegnare una bandiera, dovrei disegnare la mappa del Mezzogiorno. Quindi dal confine poi si incazza, io dico. Da sotto al Garigliano in giù, però lo so, c'è quell'altro confine, c'è. Quindi voglio dire questo, come vedete, cos'è mancato, io l'ho detto prima, e non è mancato perché stavamo alleati con la Libertà, se io sono onorato di essere stato alleato con la Libertà, perché è stato un partito coerente, è venuto e ha detto noi accettiamo il vostro programma politico, dove si parlava di macro regione, dove si parlava di identità, è un partito che dice altre cose, la sua storia, però onorevolmente hanno accettato, quindi io non avrei detto mai di no. Il Ciro se n'è andato, 5G, chi oggi non parla di 5G con serietà e con competenza vuol dire che non ha capito niente di quello che sta accadendo, non in questo paese, nel mondo, ma chi le stanno lontano? Per il carocchio ci affamma noi, e al sud le prendiamo sempre più forti le carocchie, d'accordo? Quindi 5G era per me preeminente, ha portato poco perché erano quattro ragazzini di 18-19 anni molto responsabili perché hanno capito quello che sta succedendo. Noi vecchi non l'abbiamo capito ancora. E guidati da Giussi che viene da Vox. Quindi hanno fatto quello che potevano. Io spero che continueranno a stare con noi. Il compito e il ruolo di CMI è quello di allargare gli orizzonti. Non dobbiamo e non possiamo chiuderci, perché chiunque si chiude in se stesso è già morto. Noi dobbiamo aprire i nostri orizzonti, ma soprattutto dobbiamo cominciare a parlare un linguaggio diverso. Se no saremo considerati vecchi, tramontati, trapassati e non appetibili. Quelli là che hanno detto perché noi non abbiamo votato, siamo meridionisti, ci stiamo 5G a End, e chi li voto l'hanno voglia. Ve lo dico molto onestato. Io non li voglio. Io voglio votare la gente convinta che capisce come di Dio, se vengono 5G sarà però più martellato. Basta andare un attimo al Parco della Rimembranza, vorrei dire a questi ciucci. Ci stanno 230 alberi tagliati. Io faccio parte di un gruppo, lasciate vivere gli alberi. E vi dico francamente, lo so che può apparire strano, vedere degli alberi troncati così a me mi piange il cuore. Sani. Mi piange il cuore. Perché gli alberi in una città sono un piccolo polmone di vita della città, e queste menti
straordinarie che hanno pensato al 5G vogliono togliere tutti gli alberi da tutte le città. Quindi viva il 5G, viva il no 5G. Qualcuno ha citato Rosa, a Berlino c'è una legge che ogni 8 metri deve stare. Deve esserci un po' di legge. Ma lo dicevano anche i Borbone, non mi faccio dire a me che creavano. Quando mi dicono ma Rossi va bene, tanto sta l'esame chi le va buono, chi non va buono. Chi milita, merita. Chi milita, merita. Chi non milita, voglio, lo fa solo ghiaccio. E a me la gente che parla assai, non mi serve. Io ricetto a me fa un CMI, l'ha già fatto. Io ricetto a me fa le lezioni, vabbè, facile. Io non le volevo fare, perché sapevo quello che sarebbero costate come impatto. Però è andata bene, perché è girato il nuovo. Ci hanno conosciuti. Abbiamo fatto il primo passo. Un primo passo, ma abbiamo fatto nella politica ufficiale un passo importante. Beh, che l'hanno fatto solo i grandi partiti, hanno chiappato scopola per c'è non parlato a fare liste. Ci siamo imparati a fare. Comunque abbiamo stabilito un'unità di misura. Da oggi quindi, si può misurare un cammino. Ben perfetto. E adesso noi per le, vi anticipo che per le amministrative a Napoli useremo un metro completamente diverso, perché non dovremo andare più a confrontarci con partner che sono stati un ostacolo, anche se sulle chat scrivono stronzate, falsità. Quindi noi faremo le amministrative a Napoli, che sono come le parlamentari. Chi conosce la città di Napoli sa quanto è difficile, sono 10 municipalità, sa quanto altro che regionale, dove abbiamo solo 5 province. Qua a Napoli abbiamo 10 province, perché ogni quartiere di Napoli è la città. Per cui noi ci stiamo preparando da ieri già a questo. Questo è quello che io volevo dire, un sacco di altre cose, però si è fatto tardi per tutto quanto. Qui ha dei lontani pure. Quindi lui deve scappare perché deve dare il cambio. Quindi questo qua, questo è quello che mi sento di dire. Noi come CMI ci diamo un appuntamento a brevissimo. E non la settimana prossima sono a Roma, quindi l'altra settimana ci aggiorniamo e chi ha voglia di continuare con il CMI siete tutti benvenuti, chiaramente nessuno viene preso per il collo. Sulle province lavoreranno Vittorio, Giovanni che già sta facendo uno straordinario lavoro, speravo di poter fare qualcosa anche su Caserta, si stanno aprendo degli spiragli, ho avuto una notizia interessante su Benevento. Quindi io sto pensando, mentre parlo delle amministrative, perché vedete, fare politica è una malattia, io sto pensando al 2023, quando si dovrà lavorare per le politiche. Salvo? No, io penso che purtroppo si trascineranno, spero di sbagliare. Sabato prossimo sto con i parlamentari a Roma. Quindi io spero di riuscire a coprire tutta la regione, ma intanto con il lavoro di tutti quanti noi spero di riuscire a coprire tutte e 10 le municipalità di Napoli. Voglio ringraziarvi veramente di cuore per tutto quello che avete fatto, per la fiducia che mi avete dimostrato e anche per l'affetto, in qualche caso anche la stima. Quindi grazie a tutti quanti voi, buon sabato, buona giornata.